Si è tenuta questo pomeriggio a Palazzo Chigi la riunione tra il governo e i rappresentanti degli enti locali per un confronto diretto sugli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto terremoto. All'incontro con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il viceministro Vito Crimi e il senatore Gianluca Castaldi era presente anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. È stato un incontro utile, abbiamo fatto passi in avanti per riscrivere questo decreto e riempirlo di contenuti. Tutte le regioni e i comuni interessati hanno avuto l'occasione di nuovo di risottolineare le urgenze. È stato anche affrontato un tema di percorso, di metodo, sia per la commissione, per la conclusione di questi lavori. Ci è stato riferito dagli esponenti del governo di un clima politico positivo, perché tutte le forze politiche condividono la necessità di dare soluzione e di raccogliere le questioni che i territori hanno sollevato non per la prima volta, quindi speriamo che questa sia una volta buona. Io ho suggerito anche, diciamo, in questo percorso un metodo che il governo mi sembra che abbia accolto. Adesso nei prossimi giorni attendiamo verifica, insomma, di convocazione di un tavolo tecnico. Ho chiesto di evitare, diciamo, di chiudere la discussione con noi e poi lasciare alla fine soltanto al Parlamento, nel rapporto con i ministri e con i tecnici dei ministeri, la conclusione di questo lavoro, ma di coinvolgere i territori. E quindi noi abbiamo uffici speciali dedicati alla ricostruzione che hanno accumulato anni di competenze e di esperienze che devono essere messi a frutto e utilizzati per scrivere le norme nella maniera più completa e migliore possibile. Per questo ho chiesto, appunto, di fare in modo che i relatori, che il governo, i parlamentari della Commissione, quando andranno alla chiusura del provvedimento, sia, diciamo, accompagnino, siano accompagnati da un lavoro di confronto tecnico con questi soggetti che possono garantire, diciamo, un testo adeguato ai bisogni del territorio e della ricostruzione.